Allora, buonasera. Allora, io vorrei cominciare ricordando che alcuni anni fa, quando contattai per la prima volta Maurizio Pallante, di cui sono oggi un collaboratore, gli scrissi una lettera in cui paragonavo il movimento alternativo, i vari pezzi del movimento alternativo, perché pezzi, diciamo la verità, a una bicicletta di cui abbiamo appunto tutti i pezzi, tutti, però smontati, dispersi sul pavimento. Ed è chiaro che con una bicicletta conciata così non andiamo da nessuna parte. Perché possiamo usarlo, perché ci possa essere utile, è ovvio che dobbiamo montarla. Montarla significa stabilire le relazioni funzionali tra i vari pezzi. È quello che oggi non succede. Eppure queste relazioni esistono e sono molto naturali, diciamo. Ci vorrebbe ben poco per stabilirle. Bene, oggi cercheremo di vedere quali sono le relazioni naturali fra antispecismo da una parte e dall'altra, ecologismo, cui aggiungerei io anche la decrescita. E vorrei partire raccontando due episodi. Il primo si è svolto a Canso, che è un paesino in provincia, mi sembra, di Sondrio, alcuni anni fa, dove ero stato invitato a parlare di decrescita. Ogni volta che parlo di decrescita io non manco mai di affrontare il tema del settore agroalimentare, l'impatto ambientale del settore agroalimentare. Questo perché è il settore a più alto impatto che esiste. Quando affronto questo tema, a sua volta, non manco mai di parlare di quello che è il settore a più alto impatto del settore agroalimentare, cioè la zootecnia sulla terra, cui equivale pesca e acquacoltura, che fanno ancora peggio nel mare. E quindi stavo parlando quel giorno di impatto ambientale della zootecnia, quando a un certo punto è successa una cosa. Però per capire il significato di questa cosa bisogna prima essere certi di avere chiaro che cosa significa impatto ambientale della zootecnia. E quindi abbiamo una piccola parentesi su questo. Perché l'esperienza mi insegna che spesso non si sa molto bene che cosa si intende. Allora, tanto per cominciare, zootecnia significa una forte fonte di emissioni di gas serra. Circa un quinto, quasi un quinto, delle emissioni di gas serra nel mondo di origine umana vengono emesse dalla zootecnia, pari a 7,1 miliardi di tonnellate equivalenti di carbonio. Una cosa da dire anche è che il 70% di queste emissioni sono dovute agli allevamenti estensivi, non a quelli intensivi. Questo in contrasto con una diffusa convinzione secondo cui sono solo gli allevamenti intensivi quelli che fanno danno, quelli estensivi invece, tipo pecorella che pascola sul praticello, eccetera, eccetera, come una papera, quelli sono magnifici, stupendi, perfetti. No, assolutamente. La maggior parte degli allevamenti nel mondo, tutt'oggi, sono estensivi e sono quelli che, come vedete, producono quel 70%. Un'altra cosa da dire è che di quei 7,1 miliardi di tonnellate, solamente 800.000 sono prodotti dai trasporti connessi alla zootecnia, l'1 per 1000. Il che ci dice molto anche su quanto vale il concetto di carne a chilometri zero, perché ovviamente non si intacca neanche la superficie del problema. Queste contraddizioni ci saranno utili poi più avanti. La zootecnia è la prima fonte assoluta di distruzione delle foreste, la prima causa assoluta di distruzione delle foreste primarie. 2/3 delle foreste amazzoniche vengono distrutte proprio per usi zootecnici e soprattutto per farne pascoli. La zootecnia è la prima causa assoluta di avanzamento dei deserti ed è la prima causa assoluta di erosione del suolo. Ogni anno vengono persi nel mondo, svaniscono nel nulla 75 miliardi di tonnellate di suolo fertile. Il 55% di essi svaniscono nel nulla
a causa della sua tecnica. Bene, io quel giorno a Canzo stavo raccontando un po' di queste cose, quando a un certo punto salta su una vecchietta e dice: ma io mi sento superiore agli animali. Brava. Però c'entra, stavamo parlando di tutt'altre cose, no? Invece c'entra. Quel giorno gli ho risposto che c'entra, però avevo torto, aveva ragione lei. C'entra. E adesso cercheremo anche di capire perché c'entra. Il secondo episodio non si svolge in un luogo fisico, si svolge sul web, durante una discussione nata a margine di un mio articolo. È intervenuta a un certo punto una animalista, la quale ha scritto questa frase: a me basta che sia cibo vegetale, poco mi importa se è biologico o no. Poco mi importa se è biologico. Bene, diciamo che alla vecchietta specista di Canzo, l'inconscio della vecchietta specista di Canzo coglieva una connessione che invece sfuggiva alla razionalità dell'animalista del web. E direi che l'atteggiamento diffuso, comune, è il secondo, non il primo. Ma guarda un po' che mondo è questo se devo tessere gli elogi di una vecchietta specifica. Diciamo, l'atteggiamento diffuso è il secondo, non il primo. Infatti, se noi proviamo a prendere un libro sull'antispecifico, che non sia quello scritto da Marco, e che uno di quelli di quell'antispecismo che Marco chiama l'antispecismo metafisico, se prendiamo un libro sull'ecologismo, accanto al quale metto anche un libro sulla decrescita, ecco, nel seguito ecologismo e decrescita li metterò sullo stesso versante, l'antispecismo su un altro. Perché? Perché ecologismo e decrescita hanno in comune il fatto di muovere una critica dell'esistente senza però mettere in discussione il modello culturale antropocentrico. L'antispecismo ha il difetto perfettamente e sutilmente complementare di mettere in discussione l'antropocentrismo, ma non tutto il resto. Allora, se prendiamo un libro sull'antispecismo metafisico, qual è il protagonista? L'animale. Ma cos'è questo animale dell'antispecismo metafisico? È una specie di astrazione morale messa lì, sospesa nel vuoto, su una nuvoletta, e circondato da quella sorta di etere che sono le lucubrazioni della filosofia morale. Se prendiamo un libro sulla decrescita, il protagonista diventa l'uomo. Però anche lì, che uomo è? Anche lì è un'astrazione, perché in cosa è immerso questo uomo? Niente, non si capisce bene dove vive. Anche lui sta sulla nuvoletta accanto e circondato al massimo da un'entità che si chiama ambiente, che non bisogna assolutamente danneggiare, per carità, che ci serve. Ma che è questo ambiente? Boh. Anche lui è qualcosa di astratto, di impersonale, di indefinito. Un libro sull'ecologismo. Qui i protagonisti sono gli ecosistemi, ma somigliano molto all'ambiente dei decrescenti, felici o meno felici che siano. Perché anche lì questi ecosistemi sono molto simili a dei meccanismi, dove ci sono degli ingranaggi, delle rotelle che sono in perfetto equilibrio fra loro, da sempre e per sempre. Da sempre e devono stare così per sempre. Non è che questi ecosistemi siano delle comunità di esseri viventi, per caso, no, non assolutamente. Dei meccanismi. Ecco, poi una cosa che hanno in comune invece questi tre modi di vedere tre cose che sembrano messe così completamente diverse è la natura completamente astorica di queste visioni. Non c'è nessun divenire storico, c'è qualcosa di statico. Ad esempio, nei libri sulla decrescita, una cosa che mi colpisce è che c'è una critica
sempre molto esatta, precisa, inconfutabile del presente, ma nessuna domanda sulla genesi di questo presente. C'è la società della crescita, va bene, ma come è nata? Dove? Quando? C'è l'immagine di un'umanità che per secoli, per millenni, è stata bella, buona, cara, in perfetta armonia con se stessa e con la natura, e che poi improvvisamente 60 anni fa impazzisce e comincia a spaccare. Non è andata propriamente così. Diciamo che questa storia della società della crescita è un processo storico di lungo periodo, iniziato nel Neolitico, qui in Europa è iniziato con le invasioni dei Kurgan, il popolo pastorale che abbiamo conosciuto tutti a scuola con i nomi di indoeuropei, e che è andato avanti progressivamente, millennio dopo millennio, fino a giungere oggi al suo compimento con la globalizzazione. È quella che Jeremy Rifkin chiamò l'espansione della cultura della misteria. Bene, e c'è una storiellina indiana che ha raccontato tanti anni fa da Terzani, che, in cui ci sono dei ciechi che vengono messi davanti a un elefante e si dice loro di descriverlo. Allora uno tocca la proboscide e descrive la forma della proboscide, uno tocca un orecchio e descrive la forma dell'orecchio, un altro tocca la coda e descrive la forma della coda, e tutti sono convinti, ciascuno di loro è convinto che quella sia la forma dell'elefante nella sua totalità. In realtà l'elefante è l'insieme di tutte queste cose, e come spesso accade l'insieme è più della somma delle parti, come molti hanno già detto prima di me. Bene, a nessuno viene in mente che antispecismo, decrescita, ecologismo non fanno altro che descrivere lo stesso oggetto visto da tre punti di vista diversi. Visto parzialmente, naturalmente, di cui ne vedono solo una parte, ma ciò non toglie che sia un'unica cosa. Purtroppo accade che quando si vede un qualcosa in maniera parziale, quando ci si pone un problema in maniera parziale, le risposte che si dà a questo problema non sono risposte parziali, sono risposte proprio sbagliate. E sempre parlando di decrescita, come dicevo prima, un esempio di queste risposte sbagliate è proprio quello di prendere le società tradizionali come punti di riferimento validi. Invece, come diceva Marco prima, non lo sono per niente. Bene. Adesso vorrei dividere il discorso in due fasi. Prima fase, dimostrare perché l'antispecismo implica l'ecologismo della decrescita. Seconda parte, dimostrazione complementare, perché l'ecologismo e decrescita implicano una visione antispecista. Cominciamo dalla prima e partiamo proprio dalla frase di questa animalista del web. Poco mi importa che sia biologico o no il cibo che mangio. Poco mi importa, sicuro? Allora, chi ha letto Primavera silenziosa di Rachel Carson, il libro che una cinquantina d'anni fa praticamente è fondato in un movimento ambientalista, sicuramente non ha dimenticato le pagine impressionanti che l'autrice dedica agli effetti che i pesticidi hanno sugli animali domestici e selvatici, oltre che sull'uomo. Di recente, ricollegandoci a questo, è stata riscontrata, alcuni studi hanno mostrato che negli ultimi decenni si è riscontrata in Europa una estrema rarefazione delle popolazioni di uccelli. Prima causa assoluta di questo, l'agricoltura industriale. Nell'agricoltura industriale ci metto anche la gestione intensiva del pascolo, che viene fatta appunto con metodi da agricoltura industriale. Nei pascoli intensivi la biodiversità è ridotta a livelli infimi, non casualmente. Altro esempio, parlavamo prima di deforestazione. Quando le foreste vengono distrutte, intanto molto spesso non vengono abbattute, come spesso si crede, vengono bruciate. E sempre vengono bruciate quando lo scopo è quello di farne un pascolo.
bruciare una foresta significa inevitabilmente bruciare vivi tutti gli animali che ci abitano. Ma anche quando la si abbatte, questo implica la morte di tutti gli animali che ci abitavano, anche quando non muoiono durante le operazioni di abbattimento, muoiono dopo distenti per mancanza di cibo. Potremmo parlare dei cuccioli di foca, che entrano nell'orizzonte morale degli animalisti e degli antispecisti metafisici soltanto quando muoiono ammazzati, bastonati in testa da un cacciatore di pelliccia. Però da un po' di anni muoiono anche in un'altra maniera, annegati per il precoce scioglimento del ghiaccio polare. Però chissà perché il precoce scioglimento del ghiaccio polare è dovuto ovviamente al riscaldamento globale dovuto alle attività umane. Però chissà perché di questo non ne parla nessuno. Bene, potrei ancora andare avanti citando esempi, ma questi esempi non sono così contingenti, fortuiti. C'è dietro ovviamente una causa unitaria. Allora, la domanda è perché l'antispecismo implica una visione ecologista? A questo punto è ovvio perché l'animale non è quella entità morale astratta che dicevamo prima, è un organismo biologico, come lo siamo anche noi, che anche se 10.000 anni ce lo siamo scordati, siamo animali, è un organismo biologico che vive negli ecosistemi, che vive in degli habitat ben precisi, quindi il riconoscimento dell'animale come soggetto e quindi la sua tutela implica la tutela degli ecosistemi in cui vive, dei suoi habitat, dai quali è indissolubile, di cui è parte, di cui siamo parte, tra l'altro, essendo animali anche noi. E direi anche che l'antispecismo, quantomeno nella sua dimensione adulta, implica la decrescita, per una ragione molto semplice. È immaginabile una società antispecista che sia anche una società della crescita? Ovviamente no, perché su un pianeta di dimensioni finite è chiaro che se una parte pretende di crescere all'infinito non può farlo in altro modo che a danno delle altre parti. Se una parte cresce, qualche altra parte deve contrarsi in un sistema. Quindi una società antispecista è inevitabilmente una società stazionaria, che non significa stagnante, ovviamente. Una società quantitativamente stazionaria. Passiamo al discorso complementare. Ecologismo e decrescita implicano una visione antispecista? Beh, intanto una cosa che si potrebbe premettere è che la visione antropocentrica è nata come ideologia che giustifica la società della crescita. Era il discorso che un po' faceva Marco prima. Ed è nata simultaneamente a essa. È chiaro che una società della crescita implica l'antropocentrismo. Vanno di pari passo. E dunque già possiamo cominciare a pensare, a capire che cercando di praticare il paradigma della decrescita o dell'ecologismo che sia, e allo stesso tempo avere una visione che serve a sostenere le pratiche, le attività opposte, le pratiche produttive opposte, non ha molto senso. Però facciamo lo stesso percorso di prima, cioè prendiamo degli esempi pratici e poi ci apprendiamo arrivare a un criterio generale. Allora, io mi sono occupato negli ultimi anni, una ricerca che ho veramente concluso proprio in questi giorni, proprio dell'impatto ambientale del settore agroalimentare. E nell'ambito di questa ricerca
abbiamo fatto un sondaggio sui gas, i gruppi di acquisto solidale. Gli abbiamo inviato loro un questionario e comprendente svariate domande, fra cui una mi interessava soprattutto, quella che vedete lì. La domanda è questa: in una scala da 1 a 10, dare dei voti all'importanza che hanno per voi, per conseguire la sostenibilità ambientale dell'alimentazione, le seguenti tre variabili. Prima variabile, produzione biologica e non, quindi col metodo biologico e non chimico-intensiva. Seconda variabile, trasporti e distribuzione su scala locale, non su scala globale, il famoso cibo a chilometro zero. Terza variabile, scelte alimentari orientate verso i cibi vegetali, non verso i cibi animali. Quindi a ciascuna di queste variabili dare un voto da 1 a 10 in base all'importanza che attribuite loro per conseguire l'obiettivo dell'alimentazione sostenibile. Cosa hanno risposto i gas? Guardiamo intanto le linee azzurre. Le linee azzurre rappresentano le medie aritmetiche dei voti dati dai gas. Allora, la variabile più importante per i gas è la produzione biologica, che ha ricevuto il voto più alto. Al secondo posto, ma quasi a pari merito, c'è la distribuzione su scala locale. Al terzo posto, nettamente staccata, la scelta alimentare orientata verso i cibi vegetali. Adesso guardiamo il mondo reale, che è rappresentato dalle linee rosse, che sono dei voti dati in base a criteri di coerenza con degli studi scientifici di impatto ambientale che abbiamo preso come riferimento. Allora, io ho fatto così. Ho dato alla variabile che da questi studi risulta la più pesante un voto analogo al maggiore dei tre voti dati dai gas. Questo. Dopodiché gli altri due in proporzione. E le proporzioni sono: produzione biologica ha un peso, un'importanza pari ai 2/3 delle scelte alimentari orientate verso i vegetali. Distribuzione su scala locale, proporzione pari a 1/8. Come vedete c'è una differenza enorme tra la realtà qual è e la realtà quale i gas credono che sia. Il modello alimentare dei gas è coerente con le loro credenze, col risultato che risulta ambientalmente insostenibile. Allora, poi abbiamo fatto anche un altro piccolo test, abbiamo inviato questi risultati ai gas e abbiamo chiesto loro di discuterli e di farci sapere poi quali tendenze emergevano al loro interno in base a queste discussioni. Le risposte che abbiamo ricevuto, unanimi e concordi, sono state niente saggio e niente molto sapiente. Silenzio de domenici. Allora, nel corso di questa ricerca mi sono trovato con una sistematicità ossessiva di fronte a contraddizioni di questo genere. Già all'inizio ve ne accennavo alcune. La credenza, ad esempio, che l'impatto ambientale della zootecnia sia concentrato solamente sugli allevamenti intensivi, mentre quelli alla nonna papera siano magnifici, perfetti, a impatto zero, eccetera. Bene, in ogni tappa di questa ricerca sono inciampato in contraddizioni simili. Non sono contraddizioni casuali, perché non sono distribuite a caso, ma c'è una regolarità in queste contraddizioni. Anche in queste risposte dei gas sono tutte sbagliate, ma tutte sbagliate nello stesso modo. Non è che uno dà certi voti, uno dà voti completamente diversi, no, tutti secondo quella struttura che vedete lì. Qualcuno un voto un po' più alto, un po' più basso, ma la struttura è quella. E mi sono accorto che tutte queste contraddizioni, tutte queste leggende agrosilvopastorali, vanno tutte in un'unica direzione.
concentrare l'alternativa sulle modalità di produzione del cibo, sulle modalità di distribuzione del cibo, ma non sul cibo. Cioè mantenere inalterato il contenuto del piatto del signor Rossi gasista. Mi sono detto che questo non è casuale e che la ragione di questo sta proprio nel fatto che si cerca di muovere una critica a certe pratiche produttive senza però muovere una parallela critica al modello di cultura, all'immagine del mondo che è nata in funzione di quelle pratiche. E qui però devo spiegare meglio. Perché? Quello che c'è da dire è che una società umana è qualcosa che poggia su tre pilastri, come qualsiasi società umana. Il primo pilastro è un insieme di attività produttive che servono ovviamente a mantenere in vita materialmente il gruppo. Il secondo pilastro è un ordinamento sociale che serve a rendere possibili quelle quattro frutti. Il terzo pilastro è un modello di cultura, una visione del mondo, un'identità di gruppo, chiamatela come volete, possiamo considerarli tutti sinonimi, che ha il compito di giustificare quell'ordinamento sociale e quelle pratiche produttive, di creare una visione delle cose che renda lecito l'uno e le altre. Naturalmente questa visione del mondo non ha il compito di descrivere oggettivamente il mondo e tipicamente non lo descrive oggettivamente. Tipicamente è qualcosa che appartiene più alla mitologia che alla realtà, perché non è il suo compito. Il suo compito è quello di giustificare, di rendere lecite agli occhi del membro del gruppo le azioni che il gruppo svolge al suo interno e nei confronti del mondo esterno. Da quanto detto è ovvio che questi tre pilastri sono inestricabilmente legati l'uno all'altro. Non è pensabile cambiarne uno senza cambiare anche il terzo. E invece è quello che oggi avviene. Con risultato, però, che nel momento in cui si cerca di cambiare una parte della realtà, ma senza cambiare allo stesso tempo, quel modello di cultura che è nato in funzione di quella realtà, in realtà non si fa altro che riprodurre sotto mentite spoglie quella realtà. In altre parole, quello che accade è sostituire, parlando di questo esempio, la carne tutta bella cromata, plastificata, metallizzata del signor Rossi stile McDonald's con la carne in pizzi e merletti del signor Rossi stile Slow Food, ma senza far caso che è la stessa carta e che comunque dà ammazzate alla terra nello stesso identico modo. E quello che ho detto adesso ci consente anche di capire la strana frase della vecchietta di Ganso con cui ho iniziato e con cui concludo. E io mi sento superiore ai miei amici. Perché? Cos'era successo? Era successo che il mio no a certe attività produttive aveva creato una frattura fra quelle pratiche e una visione del mondo che in quelle pratiche trovava una sua corrispondenza nel mondo reale. Praticamente si veniva a cancellare tutta una fetta di funzionalità di quella visione del mondo. Rimaneva priva della sua funzione, della sua ragione d'essere. Sono superiore agli animali, ma non c'è nessuna azione pratica in cui questa superiorità può concretizzarsi, allora che serve? Non c'è più una ragione d'essere di quella visione del mondo, una funzione. E quindi rimane lì, sospesa nel vuoto, e si crea quella sensazione di straniamento che sicuramente la vecchietta ha provato e che l'ha spinta a dire quella frase.
Un'ultima cosa da dire è che queste cose, la formazione, l'evoluzione dei modelli di cultura, che sono quelli su cui da un po' di tempo credo che bisogna concentrare la propria attenzione, non avviene a tavolino, cioè non è qualcosa che appartiene alla sfera nazionale, è qualcosa che, non a caso ho citato l'inconscio, è qualcosa che risiede nelle parti sotterranee della nostra psiche, dove la nazionalità non arriva, e infatti tutte queste cose avvengono in maniera inconsapevole da parte dell'individuo. Non è che i gas si siano comportati in questo modo perché sono ipocriti e nemmeno perché sono stupidi. Sono persone in buona fede e intelligenti. Ma la buona o la cattiva fede, l'intelligenza o la stupidità non c'entrano niente. Perché si tratta di meccanismi psichici che bypassano le facoltà di analisi critica della nostra mente. E purtroppo l'essere umano funziona così. E questo è anche probabilmente il motivo per cui il movimento alternativo è a pezzi. Perché quando si aderisce a un'associazione, a un qualcosa che vorrebbe modificare un pezzetto della realtà, lo sa, così fa probabilmente perché le proprie esigenze identitarie non vengono soddisfatte in maniera completa dal sistema dominante. Allora si cercano altre esigenze identitarie, ma sono sempre esigenze identitarie, che funzionano sempre secondo quegli stessi meccanismi. E per questo motivo, qualunque ipotesi di cambiamento, questo poi alla fine è il risultato fondamentale di questa ricerca, qualsiasi ipotesi di cambiamento va posta mai a livello di individuo, ma sempre a livello di gruppo. Soprattutto quando il cambiamento riguarda quelle pratiche che definiscono l'identità di gruppo, come appunto sono le scelte alimentari e molte altre cose. Mi sembra di aver detto un po' tutto quello che avevo detto. Grazie.